Nei locali dell'archiginnasio, le ragazze della Brigata Viganò stanno allestendo la mostra La bambola di Viola, l'illustrazione di Viola Nicolai ispirata al libro La bambola brutta di Renata Viganò, un progetto dedicato alla partigiana e scrittrice, con l'obiettivo di dare una nuova luce all'opera dell'autrice. Come avete conosciuto la Renata Viganò e come vi siete appassionate alla sua opera e alla sua persona? Renata Viganò, noi, come quasi la maggioranza delle persone, la conoscevamo solo per L'Agnese va a morire. Tutto questo progetto è nato per caso, perché Tiziana Roversi ha trovato questo racconto che era stato pubblicato per la prima volta sul Pioniere e poi solo un'altra volta da Editori Riuniti, ma questo racconto che si chiama La bambola brutta, ma che dopo queste due ristampe, insomma, non è mai più stato pubblicato, come dicevo, anche il resto praticamente completo dell'opera di Renata Viganò. E a partire da questo abbiamo cominciato a studiare la sua figura e la sua opera, e qui all'Archiginnasio abbiamo trovato il fondo Meluschi Viganò. Grazie a questo archivio, che è stata per noi una scoperta assolutamente inaspettata, abbiamo potuto capire l'importanza che effettivamente Renata ha avuto sia nel territorio bolognese che in quello nazionale del tempo. La Viganò aveva molto interesse ad arrivare anche ai più giovani, tanto è vero che ha scritto questa favola, La bambola brutta. E quanto è importante oggi trasmettere le esperienze della resistenza ai bambini e ai giovani con cui collaborate? Quando abbiamo trovato questo racconto, che è indirizzato ai bambini di una fascia d'età che va tra i 9 e gli 11 anni, e bambini che all'epoca, quindi alla fine degli anni 50, capivano perfettamente di cosa parla il racconto, mentre a un bambino di oggi è un racconto assolutamente implicito, perché parla di staffette e di fatto all'interno del racconto dice molto, ma se non conosci il contesto non ti dice niente. E quindi abbiamo deciso di rieditarlo in modo da portarlo noi ai bambini e potergli in questo modo spiegare questo contesto che c'è attorno. Avete già fatto qualche incontro nelle scuole con i bambini, quindi volevamo sapere un po' da voi qual è, secondo voi, la risposta che vi hanno dato, se vi sono sembrati interessati a questo tipo di temi. Sì, ne abbiamo già fatti numerosi di incontri nelle quinte elementari, nelle terze medie di scuole di Bologna. Sono stati incontri, secondo noi, bellissimi, e abbiamo raggiunto l'obiettivo, sostanzialmente, attraverso un'attività ludica e basata sui personaggi del racconto. Gli facciamo sperimentare cosa poteva voler dire essere un bambino durante la resistenza, una bambina in questo caso, che accompagna la madre che fa la staffetta, e cerchiamo quindi di fargli provare, ovviamente in maniera ridotta, ciò che poteva provare un bambino, quindi l'ansia, la paura, però allo stesso tempo anche l'eccitazione, perché la mamma ti dà una certa responsabilità. Ed è molto molto interessante, soprattutto la parte finale, quando gli chiediamo un lavoro di restituzione, quindi di scriverci cosa gli è passato da questo laboratorio, cosa gli è piaciuto, cosa gli è rimasto, e ci scrivono delle cose bellissime, dal aver compreso che serviva altruismo, solidarietà, alla comprensione del fatto che i fascisti sono destinati a rimanere da soli perché fanno terra rasa attorno a loro. La mostra, gratuita, verrà inaugurata all'Archiginnasio il 24 marzo alle 15:30 e si potrà visitare fino al 13 maggio.